Io adesso mando una brevissima clip di 50 secondi, credo, anche meno, insomma, anzi un minuto, esattamente di un minuto, ed è uno stralcio dell'intervista al sindaco D'Alberto di venerdì, realizzata proprio nella conferenza con stampa finale dopo la riunione che c'è stata in prefettura, alla quale tra l'altro erano presenti sia Girolamo D'Alessandro che Antonio Paoluzzi, perché tocca un tema che è sempre di attualità a Teramo, e cioè lo stadio Bonolis. Quindi sentiamo questo minuto del sindaco, poi vorrei chiedere un giudizio ad Antonio Paoluzzi e poi andiamo alla parte finale della trasmissione. Ascoltiamo D'Alberto. Il sindaco e l'amministrazione comunale stanno già lavorando anche per quanto riguarda la soluzione convenzione Stadio Bonolis. Sì, insomma, stiamo proseguendo questo percorso di trattativa, di accordo, perché insomma, stiamo prendendo sempre più contezza, con responsabilità, coraggio di risolvere i problemi del passato. Una convenzione gestita male, scritta male, gestita peggio dalle precedenti amministrazioni. Noi da subito abbiamo cercato di affrontare e risolvere tutta una serie di questioni. Oggi stiamo valutando, ecco, anche d'intesa nella trattativa con il gestore, se ci sono le condizioni per arrivare ad una risoluzione di quella convenzione, arrivare ad un accordo ovviamente con il gestore per l'uscita e anche arrivare ad una separazione tra la parte sportiva e commerciale fin da subito, che ci consenta appunto anche di risolvere la questione. Finire i lavori della precedente convenzione, ovviamente, e avere a disposizione della comunità della città lo stadio di una città una città di Teramo che deve riappropriarsi sportivamente della sua casa. Quindi si andrebbe verso la risoluzione dell'attuale convenzione con l'attuale gestione, a carico dell'ex gestore resterebbe il definire proprio la struttura, cioè finire i lavori che erano previsti per questa struttura e poi insomma ci sarebbero quindi soluzioni diverse proprio per la gestione di questo stadio. Una gestione diretta, almeno visto che si parla di scindere la gestione sportiva da quella economica, una gestione diretta sportiva potrebbe esserci per le città di Teramo. Antonio Paoluzzi, cosa ci può dire rispetto a questa previsione fatta dal sindaco? Perché più che altro adesso è un intento che però sta andando avanti con le interlocuzioni con il gestore, quindi si spera che a breve possa essere definita questa soluzione. Paoluzzi. Sì, questo era quello che era emerso anche qualche mese fa quando c'è stato l'incontro dal nostro presidente, il sindaco, il gestore e c'era stato anche l'incontro del sindaco con un gruppo di tifosi del Teramo insieme al nostro presidente, cioè trovare una soluzione per lo stadio Bonolis e cercare di arrivare a un punto dove la società di calcio, quindi in questo caso il Città di Teramo, potesse usufruire di quell'impianto. Avendo anche la possibilità di poterlo sfruttare in maniera diversa rispetto a quella di essere soltanto lì andare a giocare. E quindi è uscita fuori questa idea che sembrerebbe, io parlo sempre al condizionale, trovi favorevole anche l'attuale gestore. Adesso dovranno giustamente il sindaco e il gestore trovare anche il punto di incontro e di equilibrio per fare questa scissione. Dopodiché noi saremo pronti come società di Teramo, presidente in primis, insieme a tutti i soci, a prendere in considerazione l'ipotesi di poter prendere la gestione sportiva dell'impianto. Giustamente stiamo adesso anche valutando con documentazione alla mano la fattibilità o meno di questa operazione per vedere anche i costi e benefici che ricadrebbero sul Città di Teramo e quindi cercare di trovare una soluzione appunto per rientrare quantomeno nella gestione sportiva dell'impianto. Antonio, dicevo, cioè la gestione sportiva dello stadio rispetto a alla parte amministrativa, naturalmente prevederebbe anche una parte economica dello stadio, che posso dire il bar, qualcosa, perché è chiaro che non si può reggere da solo una gestione soltanto del Manderboso, per intenderci, della partita, no? No, no, la gestione sportiva riguarderebbe non soltanto i bar all'interno dello stadio, ma riguarderebbe anche la gestione pubblicitaria relativa all'impiantistica pubblicitaria sia all'interno che all'esterno dello stadio, la gestione anche del parcheggio esterno dello stadio, la gestione del parcheggio interno dello stadio, quindi tutta la parte che riguarda proprio la parte sportiva. Poi la parte commerciale è tutta quella dell'altra ala dello stadio dove dovrà essere sviluppato tutta la questione appunto del commerciale, quindi essere messo a norma tutto quanto, fare gli impianti elettrici, idraulici, tutto quanto, fare tutto un altro tipo di lavoro sull'altra parte, ma quella non rientrerebbe nella gestione sportiva.